Sto battendo le uova per una meravigliosa frittata al Magic Cooker. Come procedo? Guardate, il mezzo, la padella antiaderente dai bordi alti. In padella ho già preparato il fondo. Qui, in questo caso, ci vuole la semplice, zucchine, funghi, ciò che noi vogliamo. Qual è il segreto del Magic Cooker? Di una cottura delicata a basse temperature che renderà la frittata gradevolissima e profumata. Guardate, uova e sale. Così, la metà delle uova in padella, soltanto la metà. A fuoco vivo e Magic Cooker. Guardate, un minuto e mezzo e abbiamo le uova strapazzate, eccole qui. Quindi significa che la metà delle uova già hanno cotto al Magic Cooker. Cosa faccio ora? Le ho rotte, le unisco alle altre uova. Guardate, ecco qua, 50% e 50%. In padella di nuovo. Subito il Magic Cooker e continuiamo la cottura. Dopo 4-5 minuti è il momento del controllo. Guardiamo. Ecco qui, vediamo che riesce a essere leggermente umida. Come ho raggiunto questo risultato quindi? L'inizio calore forte, poi ho messo il Magic Cooker, calore moderato. Adesso è il momento di staccarla, eccola qui. Facciamo con il metodo tradizionale, con il piatto. A questo punto un minuto di cottura a fuoco vivo e la frittata sarà pronta. Trascorso questo tempo, la frittata è sicuramente pronta, guardate. Ecco qua. E da Magic Cooker, buon appetito! Il Magic Cooker ama il semplice e il rapido. Ora ve ne darò la prova con le uova al tegamino. Guardate, il mezzo, la padella antiaderente dai bordi alti. I grassi, non come sempre, pochi e fuori dal fuoco. Così. Il panno, la carta che serve soltanto a cospargere l'olio, pochissimo per non far aderire le uova. 4 uova. Il Magic Cooker. Il fuoco alto. Guardate, così per 4 minuti senza mai girarle. A metà cottura il controllo, guardate, tolgo il Magic Cooker. Cosa succede all'interno? Si è formato un poco di aria, vado a forarla così, foro, rimetto il Magic Cooker e faccio continuare la cottura. A fine cottura sposto dal fuoco, lascio decantare il vapore per 15 secondi, guardate. Profumo di uova, le condisco in ultimo, sale, un filo d'olio a crudo, del pepe e buon appetito con Magic Cooker.